Soffro di epilessia da quando avevo 5 mesi. Ogni volta che avevo una crisi mi sentivo male, avevo pochi amici, ho preso tanti farmaci e da poco ho iniziato l'Everolimus e le crisi sono diminuite ed ho più amici e sono più serena. È la giornata internazionale dell'epilessia. All'ospedale di Lamezia Terme un incontro importante, un open day che dà la possibilità alle famiglie, ai pazienti, oltre che ad avere informazioni nuove ed importanti, di incontrare gli specialisti alla guida della dottoressa Caterina Ermio. Nelle nostre interviste qualche notizia in più su quello che è stata questa giornata. Dottoressa, un momento importante è quello della giornata internazionale dell'epilessia ed un impegno altrettanto importante è quello dell'ASP di Catanzaro. Sì, oggi abbiamo voluto partecipare, io sono qua proprio in veste istituzionale perché è una giornata importante, è dedicata proprio all'epilessia e abbiamo fatto un open day. Questa scelta di dedicare proprio la giornata all'apertura nei confronti dei pazienti, nei confronti di tutte le persone che magari hanno difficoltà ad avvicinarsi, alle persone che non hanno ancora la consapevolezza e soprattutto per diffondere l'informazione rispetto a una cosa che non è tanto facile da comprendere, non è tanto facile da neanche da dire e parlarne. La neurologia a Lamezia Terme assume ogni giorno di più un ruolo importante, oltre che per l'ambulatorio dell'epilessia, anche quello dedicato da qualche tempo alla sclerosi multipla. Quindi è un crescendo di questa struttura molto importante. Avremo presto anche qualche posto letto, lei che dice? Allora, questo dobbiamo, noi è la speranza, la nostra speranza di poter fare questo, che ovviamente è in linea con quello che prevede la normativa regionale rispetto a questa cosa, ma sicuramente l'azienda e la direzione strategica aziendale va verso questa possibilità e verso questo obiettivo. Una risposta importante per un'utenza molto grande, quella dell'ASP di Catanzaro. Come dicevamo, una neurologia che lavora tanto. Sì, lavora tantissimo, i numeri noi li vediamo, sicuramente loro ci stanno tutti i professionisti che ci lavorano, a partire dai medici, la dottoressa Ermio che ovviamente, ma tutti i medici, tutti i professionisti, gli infermieri, gli OSS, tutti veramente stanno dando tanto e fanno del loro meglio, anche perché ce n'è veramente tanto bisogno e quindi questo è quello che noi auspichiamo, che ci sia sempre il meglio. Proprio per questo, ora ultimamente abbiamo preso addirittura altri 4 neurologi, quindi stiamo lavorando costantemente per migliorare e per migliorarci tutto. Il suo è un ruolo difficile, essere un direttore amministrativo in una sanità come quella calabrese comporta tante difficoltà, ma vogliamo dare una speranza ai calabresi anche da questo punto di vista? Ma noi siamo, allora, il mio è un ruolo difficile perché a volte cozza con quello che è il bisogno di salute, perché purtroppo è il mio ruolo e quello di tutti i direttori amministrativi, però dico si possono fare tante cose, a volte basta soltanto ragionarci, lavorare e trovare la soluzione più idonea. È quello che questa direzione, me compresa, il direttore sanitario e soprattutto il generale, stiamo veramente facendo. Perché chiaramente tutto quello che in questi 20 anni è stato fatto sull'epilessia è proprio un cambiamento radicale, perché ovviamente adesso ci sono tantissimi farmaci rispetto a prima, tantissime cose a disposizione, tantissimi trattamenti anche psicoterapici, e la dottoressa è qui proprio per esprimere il fatto che ci possono essere delle dinamiche, delle tecniche anche particolari per far stare bene il paziente. Io lo chiamo paziente ancora perché sono un po' baby boomers, quindi è chiaro che adesso si chiamano utenti, ma a me questa parola utente non mi fa venire un po' i brividi perché immagino che l'utenza sia un'altra cosa, insomma qualcuno che va a comprare magari un prosciutto piuttosto che, insomma, comunque. Ecco, questa è l'idea. Però l'idea di oggi era quella di dire siamo insieme, parliamo insieme dell'epilessia. E quindi come festeggiare non solo con l'illuminazione del sindaco e il vice sindaco che è qui. Dottoressa Ermio, un percorso in salita è stato quello di poter offrire questo servizio all'ASP di Catanzaro e quindi ai suoi utenti. Sì, percorso in salita, diciamo che da quando sono entrata abbiamo cercato sempre di dare qualcosa in più, di anno in anno, per far sì che la neurologia diventasse un punto di riferimento per la popolazione lametina e non solo. L'ospedale ha grandi potenzialità, quindi noi siamo
In attesa di questa apertura dei posti letto è tutta la direzione è vicino a noi, insomma, quindi cercheremo di quest'anno di fare proprio il battesimo, quindi siamo proprio tutti con la speranza che questo possa realizzarsi. E questo vuol dire dare un'assistenza diversa, perché è chiaro che dedicarsi a dei pazienti che sono in degenza da noi ha un significato completamente diverso di attenzione, di cura di alcune patologie che finora abbiamo un po' dovuto limitare, no? Immaginate. La neurologia ha una, diciamo, ha delle caratteristiche particolari di forme di malattia che hanno bisogno in alcuni casi del ricovero, perché l'ambulatorio, i DH, insomma, supportano, ma non tutto si può fare in questa formula. Quindi il territorio e i 10 posti letto, secondo me, saranno necessari proprio per stare molto più vicino alla gente che soffre di queste malattie, quindi dare un contributo come SPOC anche agli altri ambiti che sono chiaramente i nostri vicini, che sono più che hanno più diciamo valenza di hub, e però ecco, sempre mantenendo un rapporto di una rete virtuosa proprio per i pazienti. Tra le diverse patologie, la sclerosi multipla, ma oggi parliamo di epilessia, visto che è la giornata internazionale dell'epilessia. Anche qui abbiamo sentito alcuni pazienti si trovano bene e sono insieme a lei da diverso tempo. È un percorso difficile quello del malato epilettico? È un percorso intanto iniziale di stigma, cioè abbattere lo stigma credo che sia la cosa più difficile, perché riconoscere di poter avere qualcosa che improvvisamente avviene nella loro esistenza o in epoca infantile o da adulti, è chiaro che cambia l'esistenza, cambia la vita della persona e cambia la vita della famiglia. Quindi il primo impatto è necessario che si abbia proprio, che si dia questa risposta e questa accoglienza ai pazienti e farli sentire insieme a noi e dare questo supporto a dire è una delle malattie neurologiche che può essere curata, perché è vero che è improvvisa, però tantissime forme di epilessia oggi rispondono molto bene ai nuovi farmaci, e quindi stare a fianco ai pazienti vuol dire dargli un'opportunità, è una chance, quindi sostenerli. Ed oggi, come giornata internazionale dell'epilessia, che un po' festeggiamo in tutta l'Italia, dove avremo anche queste illuminazioni di questi dei comuni piuttosto che dell'ospedale di Viola, e è un momento per dire facciamo un focus. E quindi l'open di oggi è proprio quello, non è un convegno, è proprio un'apertura verso i pazienti, e quindi stiamo a disposizione stamattina qui, oggi pomeriggio a Girifalco, proprio per dire ai pazienti noi ci siamo. Ricordare quanto impegno hanno anche le famiglie a seguire un paziente epilettico. Le famiglie fanno grandi sacrifici, perché hanno comunque dovuto superare anche quello che la dottoressa Ermio definisce lo stigma di questa malattia, che un tempo addirittura chiamavano il male oscuro, no? Perché non si capiva. Adesso, grazie alla volontà di tantissime persone, si riesce ad andare avanti, ma anche alla forza di questi familiari che stanno accanto ai loro figli, ai loro parenti, e ci stanno con tanta pazienza e tanta volontà, tanto coraggio e a testa alta. E a proposito di questo, dottoressa, che ne pensa se noi facciamo venire lei qui, che è una delle pazienti che lei segue e che riesce a dare tanto, è diventata un'artista. Sì, sentiamo anche lei. I quadri che vedete, alcuni disegni che vedete lì, sono stati fatti da lei. Angela, dai, tu l'altro giorno mi hai detto che volevi fare un'intervista, volevi dire una cosa importante, eh? Parliamo insieme. Sono Mariano Angela, ho 29 anni, soffro di crisi epilettica. Grazie alla dottoressa Ermio, che sto prendendo un farmaco sperimentale, l'Everolimus, e ci sono allontanata dalla crisi epilettica. Io mi sto trovando molto bene. Anche perché ci sono molte persone che ci chiamano disabili, ma noi siamo diversamente abili, e anche perché noi siamo ragazzi speciali, ma anche
perché la mia passione non è soltanto il disegno, ma anche fare molte altre cose. Fare danza ritmica, fare anche sport. E con la dottoressa Ermio mi ci trovo molto bene. Per me la psicologa, anche molto importante la psicologa. Sono una dottoressa a cui ci tengo molto. Poi ho avuto problemi molto gravi, quindi se non fosse stato per loro veramente... Signora, lei è insieme alla dottoressa Ermio per curare suo figlio da quanto tempo? Sono un 22 anni e lo sta curando sempre bene. Siamo contenti di lei. Quando ha scoperto che suo figlio aveva questo problema? Da piccolo, sì. È stata aiutata da qualcuno? È stato difficile all'inizio? È un po' difficile, però lui l'ha assistito un dottore in Svizzera e dopo siamo tornati in Italia e abbiamo saputo della dottoressa Ermio e lo sta curando sempre lei. Come si trova lei qui nell'ospedale di Lamezia Terme? Bene, benissimo. No, ti volevo semplicemente ringraziare e soprattutto ringrazio tutti per aver sottolineato un aspetto che ancora fa un po' di fatica. Io è vero faccio parte dell'azienda Tulbecco, però la stima che mi unisce, la stima e l'affetto che mi unisce alla dottoressa Ermio e al dottore Mastroianni fanno in modo che riusciamo ad avere un'ottima sinergia e a collaborare e a sottolineare alcuni aspetti che riguardano non soltanto il mero supporto psicologico sui temi dello stigma e dell'inclusione che abbiamo visto, ma anche tutti quegli aspetti di valutazione cognitiva, comportamentale, affettiva che accompagnano la malattia e che vanno sottolineati e validati, esatto, sostenuti per tutto il percorso di cura del paziente, quindi per valorizzare le risorse di adattamento del paziente stesso, per aumentare la compliance e quindi ce la mettiamo tutta. Noi abbiamo un ambulatorio di neuropsicologia all'ospedale di Germaneto, chiaramente, e accogliamo i pazienti appunto della dottoressa in tutti i modi che riusciamo. Grazie ancora per l'invito. Grazie. Sì, allora un ringraziamento tutto intanto a chi sta a fianco a noi in questi momenti, diciamo, di ambulatorio, di vita, perché i pazienti sanno benissimo che sono a disposizione, che mi chiamano in tutti i minuti, in tutti i secondi, io sono lì. Perché, come giustamente l'altro giorno, disperata, arriva nel mio ambulatorio Angela e mi dice: guarda, dottoressa, una persona mi ha chiamato disabile. E quindi io ho cercato di dialogare con lei, anche di parlare con chi magari si era espressa o voleva esprimere un concetto in un altro modo, che era una diversa abilità, no? Noi parliamo di una disabilità, è una diversa abilità, allora noi dobbiamo spingerli affinché queste abilità vengano fuori. Questi sono, diciamo, gli interventi degli stigmi, di togliere lo stigma, cioè questo per tutte le, diciamo, le difficoltà, perché noi vediamo tanti malati, dai bambini, la dottoressa Galoia, la dottoressa Barone ci segue in questo, perché purtroppo l'epilessia è una patologia che ha tantissime sfaccettature, quindi dall'infanzia fino, tra l'altro, all'età matura, perché noi stiamo vedendo adesso una recrudescenza di epilessia nei vascolari, cioè i pazienti vascolari che hanno anche 80 anni cominciano ad avere degli episodi che sono degli episodi che devono essere trattati come forme di epilessia, una forma particolare, ma in ogni caso sempre di questo, sempre di una perdita di coscienza si tratta, quindi stare vicino vuol dire riconoscere la malattia e poterla curare, quindi questo è il concetto, dallo zero, perché stamattina per esempio facevamo un bambino di 2 anni, i tecnici sono su, che arriva da Londra e che chiaramente aveva bisogno di allertare, perché poi con i colleghi noi ci sentiamo di domenica, di sabato, cioè in tutti i minuti, domattina mi devi far fare un tracciato. Quindi questo diamo la disponibilità e diamo delle risposte, perché
una risposta di un'epilessia o quantomeno di un'idea di quello che può essere quel tipo di malattia, ce l'abbiamo abbastanza rapidamente quando è così evidente che un tracciato mi dà un segno particolare. Quindi conoscere, istruire, fare diciamo, anche il nostro vissuto, i nostri contenuti, darli anche alle giovani lei. Qui ci siamo un po' persi, ci siamo ritrovati con un mio immenso piacere, perché purtroppo ci sono pochi neuropsichiatri infantili che si occupano di epilessia e in Calabria c'è veramente molto bisogno. Poi nella zona dell'Ametino c'è un po' un concentrato, io dico sempre, di casi particolari, quindi ci occupiamo di bambini da 0 mesi ai 17 anni e poi ovviamente c'è la possibilità della collaborazione con la dottoressa Ermio, e devo dire che veramente il servizio è un servizio che ci permette veramente di dare delle risposte di alta competenza. Abbiamo anche una genetista pediatra e questo ci consente di fare delle diagnosi precise molecolari e anche avviare poi a delle terapie di precisione. Quindi abbiamo messo, siamo stati i primi in Calabria, che sia il bambino richiede un accompagnamento a 360 gradi, quindi bisogna essere sempre presenti delle famiglie e accompagnarlo nell'arco della vita. Ovviamente ci sono tantissime forme curabili e questo è ovviamente importante, e tante forme misdiagnosticate. Ringrazio ovviamente la dottoressa Calogero che ha questa attenzione particolare da sempre per la parte neurologica e le mie nuove collaboratrici, perché ovviamente c'è stata la possibilità di fare questa collaborazione ospedale-territorio con i vari distretti, quindi Soverato, Lamezia e Catanzaro, e questo ovviamente è un'opportunità in più perché consente di poter seguire il bambino anche poi a livello territoriale per tutte quante le varie sfaccettature, ecco perché poi l'epilessia nel bambino è un discorso complesso, no? Non possiamo non ascoltare per la sua professionalità, la sua esperienza. Grazie, buongiorno, dalla sindaca, vice sindaco, direttrice amministrativa, e Caterina che per me è diventata ormai una partner importantissima in questo, nell'assistenza proprio ai bambini. Maria Rosaria Barone vi ha detto già il senso di quello che si fa in questo ospedale e credo che non è poco. In tutta Italia non si fa altro che parlare di percorsi ospedale-territorio, progetti ospedale-territorio, ma nella maggior parte dei casi sono progetti che restano sulla carta. Noi diciamo che da anni in silenzio abbiamo cominciato a costruire questo progetto che diciamo, è diventato realtà. Caterina, intanto da esperta di epilessia, ci ha sempre sostenuto anche con i bambini piccoli nei momenti di vacanza, quando non avevamo una neuropsichiatra di riferimento, quindi diciamo che la sua esperienza in epilessia è arricchita anche dai colleghi da Mastroianni negli ultimi anni e da tutto il suo gruppo, dalle tecniche, perché poi di fatto i tracciati vengono eseguiti in neurologia, quindi queste persone speciali che sono la sua caposala, cioè si è creato un team in cui al bambino viene data una risposta. E la mia soddisfazione è che diamo risposta a bambini neurologicamente complessi che in altre aree della Calabria migrano e quindi c'è una controtendenza, mentre in tutta la Calabria c'è questa tendenza che i bambini non vengono in Gesù. Io penso che nel territorio di Lamezia Terme, non solo nell'Aspi di Catanzaro, i bambini trovano delle risposte nel nostro ospedale, come appunto perché da una parte c'è l'ospedale, quindi la pediatria che si è arricchita pure di una pediatra genetista, quindi possiamo fare proprio anche una diagnosi genetica e non facciamo viaggiare i bambini ma viaggiare i campioni, quindi nell'ambulatorio di genetica i bambini vengono visti, si fa il prelievo e va al bambino Gesù, il prelievo non il bambino, e poi si fa questo progetto con Caterina. E abbiamo coinvolto appunto le neuropsichiatrie del territorio, tutte e tre, equamente, però di fatto ognuno poi ha un'expertise. Per esempio Lamezia ci supporta nelle emergenze psichiatriche, che pure ci sono e sono aumentate dopo il Covid, quindi non abbiamo la neuropsichiatria che ha bisogno, chiamiamo, e la dottoressa Barone, al momento responsabile del centro di Soverato, ogni lunedì cascasse il mondo e qua
ho arrivato adesso anche ad altre colleghe ne ho assunte che vogliono approfondire quest'area, ma lei diciamo che è la specialista dell'epilessia e quindi tutti insieme possiamo dare delle risposte a delle famiglie che altrimenti sarebbero costrette alla migrazione. Quindi l'abbraccerei, insomma, perché hanno fatto dei casi clinici che abbiamo presentato pure in convegni nazionali, come diceva, con delle terapie innovative e importanti. Quindi grazie a tutti e sono felice di poter partecipare a questo giorno. Mi occupo, io sono il dottor Mastroianni, mi occupo di epilessia, mi sono formato in questo campo e ringrazio la dottoressa Ermi per avermi dato la possibilità di esprimermi anche qui a Lamezia, che tra l'altro è la mia città e ci tenevo in maniera particolare, e di poter organizzare un ambulatorio dedicato alla cura delle epilessie, in questo caso dell'adulto. Un ambulatorio aperto con la possibilità delle liste esclusive, ovvero la presa in carico totale del paziente. Il paziente viene seguito e ha la possibilità di avere un controllo anche a breve tempo, e così che, perché è un paziente particolare e ha la necessità di essere di una presa in carico. Mi tenevo a sottolineare sopra anche, al di là dei pazienti, la possibilità. Le crisi epilettiche sono dei fenomeni che possono essere, può capitare a chiunque di vedere nella vita, e molto spesso la gestione di un evento, che è un evento comunque traumatico sia per il paziente sia per chi effettivamente è testimone dell'evento, può essere sbagliata. Ci sono delle dicerie, delle convinzioni che sono completamente sbagliate e che possono ledere anche il paziente stesso o chi pensa in quel momento di star facendo bene, soccorrendo un paziente. Per esempio, la cosa che aprire la bocca al paziente o inserire cose in bocca al paziente, il cosiddetto togliere la lingua in fuori, questa è una digeria assolutamente sbagliata che può ledere sia il paziente che chi in quel momento sta assistendo. E da un po' di tempo abbiamo iniziato un percorso anche con la dottoressa Ermio di cercare di entrare nelle scuole per fare formazione. Sindaco, la struttura dell'ospedale di Lamezia Terme, oggi con la giornata internazionale per l'epilessia, è ancora una volta esempio di qualità e di professionalità. Assolutamente, sono pagine belle che si scrivono ed è opportuno che queste pagine belle abbiano la giusta divulgazione. Siamo portati tante volte giustamente anche a sottolineare le cose che non vanno, le negatività, ma quando ci sono queste pagine che pongono il nostro ospedale anche all'avanguardia in alcuni ambiti, in alcuni settori, con alcune iniziative, è bello e giusto che ci sia. Oggi c'è una manifestazione importante in occasione di questa importantissima giornata ed è anche l'occasione per approfondire le tematiche, per vedere ciò che va bene, ciò che può essere migliorato, cosa bisogna fare, tenendo sempre conto che è la salute del cittadino che deve essere posta sempre al centro dell'attenzione ed essere al primo piano. Sindaco, qualche volta le è stato imputato magari che poco ha fatto la sua amministrazione a favore dell'ospedale per difenderlo da quello che è stato definito un continuo depauperamento delle risorse. Siamo in un'epoca storica nella quale l'apparenza sembra contare più dell'agire. La mia amministrazione è un'amministrazione che agisce, non che appare. Quindi noi abbiamo sempre avuto interlocuzioni. È un momento difficilissimo nell'ambito della sanità nazionale e anche regionale, nonostante i grandi sforzi stanno ponendo in essere. Stiamo lavorando, ci sono difficoltà alla Lamezia come ci sono in ogni angolo della Calabria, crediamo però che in alcuni aspetti delle soluzioni, dei miglioramenti ci sono stati. Chi pensa che vedrà me come l'uomo degli spot, in questo non mi vedrà mai. Facciamo una premessa: le settimane possono iniziare in tanti modi. Noi abbiamo avuto una nottata dove tutti siamo stati svegliati stanotte da un tuono che sembrava essere quasi la fine del mondo. Pioggia, acqua, fulmine, tuoni, poi inizia la settimana. Come inizia? No, quale Sanremo? Lasciamo, adesso è passato, è stato bellissimo, ma è passato. Come inizia la settimana? Ripeto, si può iniziare in tanti modi, tra le problematicità o invece tra raggi di sole splendidi che sostituiscono tuoni
e fulmine stamattina, da quando sono arrivato sono inondato da raggi di sole. E allora facciamo in modo, prima cosa, facciamo in modo che questi raggi di sole possano uscire anche da queste bellissime sale, da questi bellissimi momenti, e questi raggi di sole possano contagiare la popolazione. Questo è un primo aspetto importante che noi dobbiamo trasmettere se vogliamo anche aiutare il presidio ospedaliero, aiutare i tanti medici. Stamattina li abbiamo visti, che veramente sono delle preziosità territoriali. Questo territorio è inorgoglito ad avere queste professionalità, e allora facciamo in modo che di queste professionalità delle quali si è dotata si possa avere cognizione e percezione, perché dobbiamo smetterla di farci annientare da un nichilismo che tende a distruggere tutto. Cerchiamo di farlo. Stamattina l'esperienza è bellissima, abbiamo ascoltato questa meravigliosa ragazza che avevo già salutato e visto prima, abbiamo capito come si può operare per far sì davvero che le criticità e quindi le qualità della vita possano migliorare. Diminuiscono le criticità, migliora la qualità della vita. Ne avete dato un esempio. Noi stamattina qua vediamo anche, oltre a validissimi i medici e a chi giornalmente dà tutto se stesso e di più, mi sono sempre dell'idea che tutti dobbiamo dare di più. Tutti, nessuno è escluso, ed è bello vederlo e sentire anche i risultati che sono stati prima detti. C'è la possibilità di far sì che non siano pazienti e familiari fenomeni migratori destinati inesorabilmente ad andare da una parte all'altra. No. Ho iniziato un percorso nuovo con Francesco, che anche lui, come tanti vostri bambini, è un bambino che ha girato per tutta Italia. La dottoressa Barone conferma da quanti anni noi ci conosciamo. E c'è una cosa che mi hanno sempre detto, non so se era meglio, dice: prima o poi signora si stancherà, perché i viaggi, no? Sono stati tanti. E io dicevo: no, non è possibile. Certo, con la gioventù dice che no. In realtà, guardando le carte che devo portare alla dottoressa, sono carte ferme da 10 anni. Io mi sono fermata per 10 anni, perché sono arrivata al punto di stanchezza. Fortunatamente il ragazzo non ha avuto problemi, e poi comunque insomma, i controlli sporadici, cioè, però mi sono stancata. Quindi questo perché lo voglio raccontare? Perché tutti i genitori iniziamo con una storia di bambino, però la dottoressa diceva che fino a 80 anni abbiamo questo rischio. E allora trovare sul territorio qualcosa che veramente non faccia emigrare e ci dia sostegno nel momento in cui ne abbiamo bisogno, per me è fondamentale. Il sindaco diceva un raggio di sole, io dico che oggi per me ho trovato il posto giusto dove iniziare nuovamente, perché quando sono entrata, avete detto tutto quello e state continuando a dire tutto quello per cui io ero qua, e quindi volevo proprio sentirmi dire di queste cose. A parte del discorso Francesco, ma a parte dell'associazione, come con Angela, con Anna Di Freni e anche Giuseppe, Giulia e Domenico che li ha accompagnati, però le famiglie poi hanno bisogno, perché purtroppo l'epilessia, al contrario di tutte le altre malattie, è improvvisa, ti cambia la vita da no a no, un minuto ti cambia la vita, manco un minuto forse, e quindi è una di quelle patologie veramente importanti, veramente non considerata, perché apparentemente loro sono ragazzi magari, o tutti sono ragazzi normali, io che ne so, incontro qualcuno per strada e soffre di epilessia, non si sa. Quindi questo male oscuro, questo come viene chiamato. Grazie. Allora, sicuramente il discorso del percorso virtuoso è stato fatto per tanti anni, ma perché noi non avevamo dei riferimenti. Gli ultimi 20 anni sono stati proprio di scoperte anche diverse. Quindi noi abbiamo adesso il vantaggio di arrivare su un terreno che già la ricerca ha vissuto e sta realizzando.
quello che noi dobbiamo fare è capillarizzare, far sì che... Ah, buongiorno, le mie tecniche finalmente sono arrivate. Sì. Sono innanzitutto contento di essere in questo ospedale. Vi voglio raccontare l'esperienza che ho vissuto con la crisi epilettica. È stato molto difficile potervi spiegare, anche se ero quasi morto. Ma per fortuna sono contento di questo ospedale, sono risvegliato.